Senti Vizio, allora, stato un inizio di 2017 positivo sia per te che per l'Empoli. Partiamo dall'Empoli, insomma, hai trovato una vittoria, un pregio importante, risultati fondamentali per la vostra salvezza. Sì, abbiamo ripreso il 2017 nel migliore dei modi comunque, perché abbiamo vinto lo scontro diretto subito contro il Palermo e poi siamo andati a pareggiare a Genova contro la Sampdoria, che è una bellissima squadra, quindi siamo soddisfatti, però non dobbiamo né guardare la classifica né mollare un attimo, perché ancora il campionato è molto lungo e ci vuole veramente poco per tornare a essere col fuoco al culo, diciamo, nella zona rossa, quindi dobbiamo stare comunque con la testa sulle spalle e lavorare come stiamo facendo per affrontare le prossime partite che saranno decisive. Senti, immaginiamo la tua voglia nelle scorse partite, anche ora, insomma, di tornare a giocare, tornare protagonista. Sì, no, è tanto, perché sono stato fuori per un problema muscolare, quindi sono stato fuori 2 mesi e non è bello. Purtroppo negli ultimi 2 anni mi hanno fermato un po', perché ogni volta che magari stavo bene, giocavo una decina di partite, mi facevo male. Adesso spero che me lo sono buttato alle spalle per dare una mano alla squadra, perché ne ho voglia io, perché ho voglia di giocare, di dimostrare quello che valgo, e cioè, anche per la squadra, per dare una mano. Senti, col tuo ritorno la difesa è andata bene, però è stata una costante comunque di quest'anno. Tu hai già lavorato in questo modo, no? Con questo modo di difendere da tanto tempo. Mi sembra che i nuovi quest'anno si siano adattati bene. Alla fine, la difesa è il punto di forza del Empoli. Sì, ci stiamo lavorando comunque tutte le settimane, dalle 7 luglio che ci lavoriamo, quindi sta andando bene. Sicuramente ci sono ancora qualche cosa da limare, da perfezionare, perché qualche capolata la facciamo ancora. Quindi sicuramente non dobbiamo mollare nemmeno su questo punto di vista e dobbiamo continuare a lavorare per perfezionare la linea difensiva, che è difficile, perché è veramente un modo di giocare difficile, però i nuovi si sono inseriti bene e sono contento, perché la solidità difensiva penso che per una squadra come l'Empoli è la cosa più importante per raggiungere la salvezza. Senti, tu comunque sei stato fuori, però lo spogliatoio ci sei stato, se sei uno dei senatori ormai. Hai visto una crescita nell'ultimo periodo? Non parlo solo dell'inizio dell'anno, ma magari da fine novembre in poi c'è stata una crescita di questa squadra, cioè questa squadra è in crescita, si può dire? Sì, sicuramente c'è stato un periodo non bello tra ottobre e novembre, che dove abbiamo fatto risultati, abbiamo fatto anche qualche partita che abbiamo perso malamente, quindi c'è stato un periodo difficile. Sicuramente il gruppo ha reagito bene, perché non si è disunito, anzi c'è facciamo ancora più gruppo adesso di prima, perché se non si fa gruppo non ci si salva, quindi non dobbiamo stare a ascoltare nessuno e stare comunque molto uniti tra di noi. Senti, la sensazione è che con la Sampdoria l'Empoli sia stata in grado anche di giocare meglio rispetto alle partite precedenti. È un discorso di testa, vi sentite più sicuri, più liberi, visto che avete un po' di vantaggio rispetto alle idee in fondo? Ma sicuramente poi quando fai risultati positivi, cioè venivi da una vittoria importante contro il Palermo, che ha dato entusiasmo e fiducia alla squadra, quindi era anche un po' più facile provare a giocare e ci siamo riusciti anche abbastanza bene. Sicuramente quando fai 2-3 sconfitti di fila dopo ti vengono a mancare le certezze e la fiducia per esprimere un bel gioco. Domenica arriva l'Udinese, che partita ti aspetta, ma soprattutto cos'è che temi di più dell'Udinese? La partita sarà una partita difficile, perché loro sono una squadra molto aggressiva e provano sempre a sporcare la partita, che noi siamo una squadra pulita, provano a giocare a calcio, loro sono l'opposto, diciamo, anche se hanno grandi qualità davanti, perché Conterò e Zapata sono due grandissimi attaccanti che ci possono mettere in difficoltà. Noi dobbiamo fare le nostre cose e provare a portare a casa la partita, perché sarà una partita veramente importante da affrontare per il resto del campionato, perché ci indirizzerà il nostro campionato futuro. Quella di Udine? No, quella dopo sono le due partite. Sì, anche quella dopo. Più o meno ti volevo dire la stessa cosa. Infatti, cioè, avete la sensazione che questo sia un po', considerando anche tu dici non bisogna guardare la classifica, però avete la sensazione che sia un po' un momento chiave della stagione questo? Sì, ma questo ne siamo consapevoli, perché comunque andiamo a affrontare l'Udinese in casa e il Crotone fuori, quindi
sono due partite che, come ho detto prima, ci diranno che campionato andremo a affrontare in futuro, cioè per il resto della stagione, perché se otteniamo due buoni risultati sicuramente il nostro campionato sarà diverso. E invece se non riusciamo a guadagnare tanti punti in queste due partite sarà molto più difficile. Qual è il pericolo per l'Empoli in questa fase del campionato, il pericolo di sentirsi soddisfatti, quindi rilassarsi, il pericolo? Cioè, qual è la cosa che ti mette di più e quella invece vi sta dando di più forza, sicurezza? Come detto prima, il pericolo è guardare la classifica e crederci già salvi, perché abbiamo 8 punti di vantaggio. 8 punti non sono pochi, ma non sono nemmeno tanti, perché mancano tante partite, quindi non dobbiamo guardare adesso gli 8 punti, dobbiamo pensare partita dopo partita e non rilassarci mai, perché se molliamo un attimo si sa in Serie A e prendi le rimbalzate dappertutto e magari le altre non mollano e ti tornano lì dietro, quindi bisogna stare molto attenti. Senti, com'è stata, per quello che l'hai detto tu prima, due anni difficili, no? Tu, cioè, hai perso quindi qualcosa dal punto di vista di presenze in campionato, perché guadagnare anche te. Come stai e come pensi di andare avanti? Cioè se questo fatto di questi due anni ti ha condizionato invece ti dà ancora grinta e un po' la caratteristica. No, sicuramente non ho mai mollato, perché uno magari poteva andare anche in depressione, penso che, che ne ho avuti veramente tanti, piccoli, grossi, quindi, però comunque mi ha dato forza, ma mi ha dato anche consapevolezza che bisogna curare tutti i dettagli, perché a fare un sport di alto livello come il calcio non bisogna trascurare niente, quindi io adesso sto attento a tutto e spero, mi tocco, guarda, mettete, che non mi succederà più niente, che potrò andare avanti fino alla fine del campionato anche per dimostrare che comunque che giocatore sono avendo la continuità. Senti, tu hai detto che bisogna stare attenti perché capiamo nel finito, giustamente, però la sensazione è, al di là della classifica, anche guardando gli scontri diretti che avete vinto tutti, è che l'Empoli abbia qualcosina in più rispetto alle squadre che sono dietro, sei d'accordo? Non so se abbiamo qualcosina in più o no, di quello che abbiamo in più sono i punti adesso, quindi i punti in più, e poi non so come nelle altre squadre che stanno sotto di noi. Noi so solo che a Empoli siamo veramente tutti uniti, è molto importante, siamo un grande gruppo e piano piano, giorno dopo giorno, stiamo diventando ancora di più, quindi questa cosa qua è molto positiva.